l'immenso soffio dell'oceano le spinge via con sé a naufragare. La chiusura della perdonanza 728 è stata in grande come tutta l'edizione, alla quale la visita del Papa ha messo il suggello definitivo. Un'edizione memorabile, con la chiusura affidata a Claudio Baglioni e al suo spettacolo Pace a noi, che si è aperto proprio con il brano Pace, dall'album Oltre. La mano sapiente del maestro De Amicis, assieme alla sensibilità dell'artista, ha creato un evento unico ed emozionante per le oltre 5.000 persone sul Prato. La scaletta ha previsto brani particolari legati al tema della pace e della fratellanza, come la Ninna Nanna di Trilussa, ma anche brani intramontabili del suo repertorio, Amore in corso, Mal d'amore, Io me ne andrei, Poster, Avrai, Mille giorni di te di me, Strada facendo, un medley con i più grandi successi, 30 brani in totale per 2 ore di concerto, il cui cantautore ha fatto cantare e sognare. Baglioni sul palco è stato accompagnato dall'orchestra del Conservatorio Casella, diretta dal maestro Danilo Minotti, con la Scuola Cantorum di San Sisto e la Corale L'Aquila. Per Baglioni è il quarto concerto all'Aquila. Molte volte il cantautore ha lanciato messaggi sul perdono, parlando anche dell'Aquila. Sono stato qui, ha detto, c'erano gli accampamenti, mi sembrò col mio mestiere di portare un po' di sollievo, di distrazione alla gente. Faccio un lavoro effimero, ci sono professioni più importanti e necessarie, ma presi una chitarra, venni da queste parti a fare un giro. Con una chitarra tanti anni fa ho cominciato e sono ancora qua. A me sembra ancora strano di essere qui dopo 13 anni. È importante essere tornato all'Aquila, ha detto Baglioni, ed avere tante persone al concerto. Magari nella prossima occasione accoglieremo più gente in un posto più capiente. Sul palco sono saliti poi il sindaco Pierluigi Biondi, il vice sindaco Raffaele Daniele e il direttore artistico Leonardo De Amicis. A Baglioni il comune ha donato la stilizzazione del rosone di Colle Maggio al maestro dei gemelli d'oro con il sigillo della città, da indossare, hanno scherzato, al prossimo Festival di Sanremo. Si chiude così un'edizione stratosferica con un bilancio più che positivo, tantissime presenze in città legate anche alla visita del Papa, tutti elementi che però ora vanno sfruttati al meglio, trasformando l'impille in economia per la città e per la regione, con una programmazione seria e puntuale. Yeah.